Lui era veramente un ragazzo pulito, bello dentro. E gli volevo un sacco di bene. Un grande saluto a Marco. Una delle presenze più solari, più forti, più positive. Tutti lo chiamavano Sitch, Super Sitch. Ho più facilità a ricordare Marco per gli aspetti felici che lui generava. Le sue battute, tutte le cose che insomma diceva. Aveva sempre una parola bella, anche quando noi eravamo forse un po' giù di morale perché le cose non andavano bene, lui ci tirava su. Non ne nascono tanti di campioni così. Un ragazzo semplicissimo, divertente, divertito, felice, sereno, una persona aperta, disponibile, che quando incontrava un altro pensava, non pensava mai a difendersi, era accessibile, non aveva difese. Era molto ironico e comunque cercava sempre di sdrammatizzare ogni cosa. Solare, un ragazzo simpatico, pulito dentro. Con Marco noi abbiamo avuto tutti un rapporto molto stretto. Era bello il rapporto con lui perché c'era anche molta fisicità, ci si abbracciava spesso, ci si dava spesso il 5. Marco piace, piacerà per quello che è. Era esattamente come vi sembrava da casa. Se vi sembra di averlo conosciuto, l'avete conosciuto, è vero. Era capace di piangere in televisione. Faceva un gran casino, da quello che lasciava in giro, dal suo tono di voce comunque che era forte. Aveva quell'approccio da guerriero totale, cioè dava tutto. Gli avevo insegnato ad essere un guerriero, a non mollare mai. Non so se ho fatto bene o male. Aveva detto che non ci saremmo mai lasciati. Si è sbagliato. Però domenica voleva vincere, sapeva di poter far bene. E comunque sono sempre convinta di essere una mamma fortunata nonostante tutto. Il suo sogno era vincere il mondiale in MotoGP, questo era il suo sogno. Gran Premio della Malesia, partiti, andiamo! Partito bene, Dovizioso, anche Rossi, non mi sembra male là davanti. Stoner e Pedrosa, gomito a gomito, sulla destra del teleschermo con Nicky Hayden che guadagna il centro della pista. Simoncelli che prova a venire su, Dovizioso va a girare in terza posizione, dietro a Stoner e a Pedrosa, davanti a Simoncelli. Mentre le nuvole minacciose non fanno presagire davvero nulla di buono per questa gara che parte comunque in condizioni di asciutto. Stoner su Pedrosa, su Edwards, e Nicky Hayden prova ad attaccare Alvaro Bautista. Simoncelli è quarto, era partito non male, poi ha perso un paio di posizioni sullo spunto, non è stato cattivo. Prova ad attaccare Simoncelli sul dritto e ce la fa, direi, prova ad entrare in una curva a rischio, poi va largo, ha rischiato di tamponare, si sono lisciati per un pelo. Dovizioso, mentre Valentino si sta avvicinando ancora all'attacco, ma Simoncelli risponde immediatamente. Attenzione, Bautista qua vede clamorosamente Simoncelli entrare nella sua traiettoria e poi lo rinfila con il gomito di Simoncelli che si appoggia alla ruota di Bautista e si rimette davanti il Sitch come in due e mezzo. Aggressivissimo Bautista, adesso ci riprova all'interno, forse Simoncelli un po' largo, ma era una scelta di traiettoria larga in entrata per stringere poi in uscita, c'è riuscito a chiudere la porta davanti a Bautista. Gran bagarre dunque tra Marco Simoncelli, Super Sitch con la Honda e Bautista con la Suzuki. Casco. Il casco
fischio di Simoncelli. Oh, Simoncelli fermo in mezzo alla pista. Mio Dio, fermi, bandiera rossa. Fermi, bandiera rossa. Che brutto. Bandiera rossa sul Gran Premio della Malesia. Incidente dunque blocca la prima parte della gara. Simoncelli invece steso sulla pista e purtroppo senza il casco sulla testa. A questo punto rimaniamo un po' sospesi in attesa di avere delle informazioni. Abbiamo Paolo Beltramo che si è spostato al centro medico mentre abbiamo visto l'ambulanza che aveva già caricato Marco, che è stato soccorso e che lo porterà appunto al centro medico. Peraltro la sanità in Malesia è assolutamente bene attrezzata. Sono entrati i medici, sono entrati i ragazzi della squadra. Bisogna stare ancora attenti che sta arrivando, dicono. Sta arrivando l'ambulanza, eccola là. Non sappiamo ancora niente, vi richiamo ovviamente appena sappiamo qualcosa, speriamo. Siamo tutti estremamente affezionati a Marco Simoncelli e comunque sia siamo evidentemente vicini e sensibili a quello che sta attraversando lui e chi gli vuole evidentemente bene, con la speranza forte di potervi comunicare qualcosa di buono il più presto possibile. In questo momento gli uomini IRTA stanno comunicando ai vari team che la gara è stata cancellata. È in qualche modo la conferma evidente che siamo di fronte ad una gravità anomala. Ho capito subito, poi sono arrivato lì dopo un minuto, però lui non è morto sul colpo, cioè non c'è niente da fare. Addirittura ho preso la barella, li ho aiutati a caricare. Ho preso la mano sinistra che aveva perso il guanto, era già quasi fredda. Ho capito che gli ho detto ciao Marco, gliel'ho detto lì. Purtroppo sono usciti Aligi De Ganello e il papà Paolo e ha detto è finita. Purtroppo Marco Simoncelli è morto. We can confirm Marco Simoncelli has dead today at 4:56. Ecco, questa è la notizia, purtroppo la notizia ufficiale. È morto.